Ciao ragazzi, benvenuti in Gare Malate numero 130. Oggi iniziamo subito col botto, ovvero gara abbastanza difficile. C'era scritto Best Trial World Ever in the World. Frenate, guardate dove cavolo dovete andare forse. Oh là, andiamo andare giù di qua. E quindi diceva soltanto 5 giocatori. E 5 giocatori, eccoci qua. Ok, io vi ricordo subito ragazzi di lasciare un like, perché la gara, le gare, questo episodio sarà epico. Forse il nome questa volta non aveva tutti i torti. Il best ever trial in the world. Occhio. Ok, bisogna passare qua a lato. Adesso forse capisco il motivo di soltanto 5 giocatori. E si poteva scegliere soltanto questa moto, nemmeno le moto personalizzate, niente si poteva scegliere. Ma dove vai? Citti? Maledetto. Attenzione, Beastard qua ce la fa. Quel maledetto, avete visto da che parte era arrivato? No, troppo, Beastar, vai sotto. Perfetto. Arriviamo a 20.000 like. Sì, ce l'ho fatta. Vai, tutto di next anche qua. Buono, buono, buono. Perfetto, adesso ho capito. Se non sapete dove andare, triangolo e così spawnate nella giusta direzione. Ok, poi dobbiamo andare su di qua. Buono. Così, Beastard, che nessuno deve scoprire dove cavolo stai andando. A parte questo qui con la moto rosa. Quanto odio, ragazzi, ste cose. Quanto le odio, porca vacca. Perché a me non piace fare la pripista di nessuno. Come vedete, quegli altri si sono ancora là bloccati. Magari non sanno dove andare, eccetera. Se invece vedete uno che sa dove muoversi, basta che lo seguite e il gioco è fatto. Poi mi ammazzate così. Bastardi. Dove cavolo vado? Sono ubriaco? Avanti. Che lo voglio recuperare. Di là, perfetto. Sì, è già andato in Cina quello. Bastardo. Ho lisciato il checkpoint. Dai. Ed ecco il traguardo. Ed eccoci qua. Che cavolo è successo? Cioè, vi rendete conto, dalla minimappa quegli altri sono ancora là fermi. Oh là. Sono ancora all'inizio. Io non ci credo, cioè non era così difficile. Comunque andiamo a concludere e avanti così con la prossima. Ed eccoci qui con la seconda gara. Non siamo in tantissimi, come si dice, pochi ma buoni. E questa gara qui è veramente un casino, raga. Cioè, è scritto che si poteva fare anche con i mega gipponi, però ho preferito evitare, perché adesso l'andremo a scoprire. Bastardi, cosa fate? In pratica si devono fare questi mega giri della morte, ma sul lato dei container, non sui container enormi, vedete? È proprio... No! Anche qui chiaramente, se si fa in prima persona dovrebbe essere più facile. Utilizzo sempre il condizionale. Occhio, dai, è così, Beastard. Poi qua acceleri. Poi qua riacceleri per il giro della morte. E ce la facciamo! Aspetta. Nessuno ha visto quell'esplosione. Nessuno l'ha vista. Siamo secondi. Uno ce l'ha fatta. Complimenti. Sì, alla fine... non è così difficile, dalla descrizione sembrava veramente una cosa quasi impossibile. Però alla fine sono i container quelli grossi, quindi non c'è nulla di particolarmente complicato. Forse se si faceva con le Jeep era magari interessante da scoprire come veniva. Anche perché la gara consisteva nel utilizzare le macchine super. Io ho messo le sportive. Qualcosina l'abbiamo cambiata, ma poco niente. Iniziamo subito col secondo giro, perché c'è questo blu che va ai 3 all'ora.
Ci muovemo? No la scia. No la scia. Levati. Vedi di morire, schiantarti da qualche parte, che io non voglio assolutamente la tua scia. Vediamo di accelerare. Non dite assolutamente nulla. Cosa mi sono mangiato? Cosa mi sono mangiato? Alla fine potevo anche cittare e buttarmi completamente dove c'era il checkpoint, ma ho voluto fare tutto quanto di nuovo, il giro della morte tranquillo, e sono morto. Ma vi rendete conto? Vabbè, siamo ugualmente primi. Va bene, dai, anche col fail ci sta. Ci sta, ragazzi. Quindi portiamoci a casa questa prima posizione, perché ormai penso che nessuno ce la possa togliere. E guardate che roba enorme che era. Aspettate che magari mi distraggo e arriva quell'altro e mi frega la posizione. Quindi evitiamo. Però è bello anche vedere come sono state le costruzioni. Non so se a voi possono interessare o meno, però... Levati! Non mi vogliono far vincere! Aiuto, raga! Aiuto! Sono dovuto respawnare! Ma che cavolo, si era attaccata la ruota! Io non ci voglio credere. Perché a me devono succedere queste cose? Perché... non c'era nessuno sul marciapiede, persone invisibili che poi si sono attaccate peggio della colla più assurda del mondo. Va bene, andiamo a finire. Dov'è il traguardo? Eccolo qui, prima posizione. Ed eccoci con l'ultima gara. E perché loro hanno la moto e io no? Iniziamo subito male, molto molto male. Qua si poteva prendere soltanto... maledetti! Soltanto l'Akuma, stavo dicendo. Non bisogna avere fretta, raga, eh. Non bisogna avere fretta per nessuna maniera. Se però voi avete fretta e volete morire e lasciarmi la prima posizione, non mi offendo mica. Ma se non ci sono le gomme qua sopra... posso... sono all'incontrario, che figo! Dai, scrostati. Scrostati! Avanti, che se fa notte. Se fa notte. Avanti. Avanti, che quegli altri stanno scappando. Ma che cavolo, bravo. Hai scelto la soluzione migliore, te. Così mi piaci. Mi sei piaciuto veramente tanto. Adesso qui mega saltazzo. Altro mega salto. No! Prima volta che devo andare qua dentro. Sto pezzo qui è un casino. E noi atterriamo qua sopra, prendiamo tutto e andiamo. Cavolo, lì c'è l'acqua, dobbiamo volare avanti. Vola, 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 non morire. C'era il checkpoint là davanti a noi. Cioè, vi rendete conto? Siamo morti per pochissimo. Non morire! Cecchini, cecchini, dai avanti, cecchini. Sì! Ah, ok. Abbiamo preso il checkpoint, ottimo. E siamo primi, così mi piace. Così mi piacciono le gare. Qui dove ci sono gli UFO, perfetto. Peccato che gli UFO nell'online non si vedano. Facciamocela in prima persona. Guardate quanto si accelera quando si è giù in carena. 12.000 giri! Guardate che roba, 12.000, 12.002, 12.003. Troppo figo. Invece se si è così si cala a 11. Bello. Vai. Non so dove devo andare, raga. Preso. Spaccato tutto, va benissimo. Siamo dei carri armati noi. Ce ne freghiamo di tutto. Si prospetta un mega salto. E allora partiamo in impennata. Guardate che roba. Vai così.
Avanti. Preso. Ecco il traguardo, eccolo lì. Perfetto. E si scende giù a cannone in mezzo, in bocca allo squalo. Quindi l'episodio di oggi si conclude qua. Arriviamo a 20.000 like. Fatemi vedere in quanti siete. Commentate, condividete, ditemi cosa ne pensate di queste gare. Se ne avete di belle, continuate a suggerirmele sotto nei commenti. Qua da Bistard per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.